Giuliano, una lista di giovani a volte anche senza esperienza politica, come mai? È vero, senza esperienza politica, ma questo gruppo di professionisti, commercianti, imprenditori, gente del popolo, vuole impegnarsi per il proprio paese, per ridare uno sguardo differente al futuro, cercando di migliorare le qualità che il territorio può esprimere e cercando di dare l'occupazione a tanti giovani, a tante persone che hanno perso il lavoro, che vogliono immettersi in gioco attraverso l'agricoltura, la montagna e lo sviluppo della zona industriale. Cambareri, se dovesse essere eletto, quale sarà il suo impegno? Il mio primo impegno è il lavoro. Io di mestiere faccio l'imprenditore, quindi invento il lavoro. E questo intendo fare nel comune di Cervenara. Non voglio più che i cittadini debbano scappare da questo bellissimo paese per trovare occupazione. L'occupazione noi la vogliamo qui, in questo comune, e l'avremo. Abbiamo un piano di investimento triennale equiparabile a 21 milioni di euro. Ecco, noi in questo paese creeremo il lavoro e daremo occupazione. Giuliano, una volta eletto, quale sarà il suo primo provvedimento? Sono quattro i punti salienti che io voglio portare avanti appena eletto. La prima delibera che farò sarà cioè estate. Un'altra delibera è per istituire a Cervenara il primo bollino verde della montagna che è di carattere nazionale, cercando di attrarre turisti da ogni parte, poiché il nostro territorio, soprattutto la nostra montagna, che è la catena del Partenio, costituisce il polmone verde del meridione. Mi occuperò soprattutto di risolvere il problema del randagismo attraverso la creazione di un canile municipale oppure intercomunale, ma soprattutto voglio creare a Cervenara un poliambulatorio e un RSA, una residenza sanitaria assistita, per tutti coloro come gli OSS e OSA che vogliono un lavoro ma non riescono a trovare. E quindi mi adopererò per istituzionalizzare a Cervenara e per creare ovviamente quella sinergia del sociale che da troppi anni viene decantata ma non viene mai portata avanti. Cambareri, uno dei problemi a Cervenara è l'aggregazione giovanile. Lei come pensa di intervenire? Noi abbiamo il Palacaudium a Cervenara, che metteremo subito in moto appena verremo eletti, se verremo eletti. È un centro di aggregazione e sarà un centro di aggregazione di tutta la Valle Codina, non solo di Cervenara. Qui faremo eventi sia musicali, sia sportivi e anche culturali. Giuliano, faccio un appello ai cittadini di Cervenara. Il 31 maggio 2015 votate la lista numero 1 Movimento Bene Comune che mi onoro di rappresentare. Chiedo umilmente il vostro voto per il futuro e il progresso di questo paese. Ben cosci che il 1 giugno non avrete un sindaco al governo del paese, ma saranno 10.000 sindaci che si occuperanno dell'intero territorio.